facciamo un bel focus con te, Pietro, a partire da una materia prima, quindi materie prime sotto pressione, sotto osservazione, che sta dando spunti differenti in questo momento. Ne abbiamo già parlato in altre occasioni, però in questo caso con il conflitto Russia-Ucraina si è tornati molto molto a monitorare il gold, parlo dell'oro. Ci chiediamo, è il titolo che vogliamo dare proprio a questo nostro approfondimento, che se sia tornato a fare da bene rifugio o no, cioè e quindi se possa essere buy o sell. Allora, partiamo da qui. L'oro che però continua a avere, se posso dire così, un movimento abbastanza ondivago, Pietro. Sì, beh, questo è assolutamente vero, però attenzione, quando si parla dell'oro e dei beni rifugio in generale, bisogna anche studiare e ricordare a cosa sono correlati. Quindi secondo me va fatto un distinguo. La mia percezione, anche per quello che è il sentiment delle persone che seguo e ascolto nel settore finanziario, è che l'oro stia rientrando massivamente nei portafogli degli operatori. Quindi la guerra sostanzialmente ha dato il là a quella dinamica che era più o meno attesa dopo una profonda e prolungata fase di stabilizzazione, dopo gli eccessi del 2020 dell'oro a 2075, la guerra ha ridato, fra virgolette, linfa alla valutazione di un oro che probabilmente causa fenomeno cryptocurrencies e quant'altro, era un po' caduto nel dimenticatoio. Invece storicamente la storia ci insegna che l'oro è un asset fondamentale a livello globale. Quindi l'oro ha giustamente ripreso posto nei portafogli delle persone, va fatto un distinguo, non ha certamente ripreso posto a 2075, chi ha comprato oro sulla coda finale di questo rimbalzo emotivo non sono stati certamente i big players, secondo me, ma i piccoli operatori che rimangono molto spesso purtroppo col cerino in mano, ma credo che tutte le dinamiche ribassiste e di normalizzazione della tendenza eccessivamente angolare al rialzo degli ultimi mesi e degli ultimi giorni, scusatemi, Sì, sull'oro, sì. verranno sulle fasi di ribasso come quella attuale una sorta di riaccumulazione silenziosa. Con questo voglio dire che secondo me l'oro rientra massivamente nei portafogli degli operatori, nelle percentuali storiche che aveva abbandonato da tempo, va a sostituire la volatilità e la minore capacità di far sognare o quella presunta correlazione come beni rifugio che è stata estemporaneamente associata ad esempio a beni come il Bitcoin, che non può essere ovviamente un bene rifugio, va a sostituire le dinamiche problematiche sul settore dei bonds, perché oggi non è neanche facile dire mi compro un bond come bene rifugio, perché con i tassi a zero evidentemente anche lì bisogna saperci fare, e loro riprende probabilmente anche l'oro fisico una certa importanza nello scacchiere dell'asset allocation generale. Questo è il primo passaggio. Il secondo, e vorrei condividere il mio Sì, schermo, Pietro, altrimenti non assolutamente, te lo riesco. stavo per chiedere io quando reputi Davide, riferimenti. condividiamo e La vediamo. seconda valutazione che invito tutti a fare è sul fatto che l'oro, graficamente parlando, dal punto di vista squisitamente tecnico, ha fatto una delle figure di inversione più tradizionali dell'analisi tecnica, quindi il doppio massimo. Quindi ci sta che in quell'area di prezzo chi ha saputo. Direi, Emanuela, quasi. Ora, il tema dominante durante la guerra, i temi dominanti dovevano essere assolutamente due. Persone con un po' di sale in zucca dovevano comprare oro e petrolio, non c'è dubbio, era una chiave di lettura di una semplicità Quindi da straordinaria. quando questi acquisti dovevano essere messi in campo? Scusami, Ah, Pietro. per quanto mi riguarda, dalla fine di febbraio, Dalla insomma, fine di febbraio. quando Ok. loro fece un perfetto pullback, peraltro in area 1845, io Ok, in un'altra trasmissione chiamai un long in area 1845. ok. Ok. All'epoca era una chiamata squisitamente tecnico-grafica, come sempre faccio, che poi col passare con l'evolversi della situazione degli eventi, parliamo del 15 di febbraio più o meno, si è trasformata in quello che sappiamo. Dopodiché loro hanno fatto il doppio massimo, chi è stato bravo li porta a casa, prese di benefici e quant'altro. Ciò non toglie che oramai, insomma, abbiamo percepito la instabilità generale del sistema e loro riprende una certa credibilità e presenza nei portafogli. Ma il secondo passaggio che invito tutti a considerare è che storicamente l'oro è correlato inversamente al dollaro. Non dimenticate che il bene rifugio Certo. per eccellenza nelle ultime ore non è stato né l'oro, né tantomeno il Bund, né tantomeno lo yen. Il movimento più massivo di concentrazione dei capitali da parte degli operatori è stato comprare dollari. Gli americani hanno sempre questa straordinaria capacità di fare le guerre in casa altrui, quindi di tenerle lontane da casa. E anche in questo caso è così. E il dollaro quindi va ad incorporare quella
caratteristica unica durante la guerra di valuta rifugio per eccellenza, ben prima dello yen e del franco svizzero. Allora, siccome l'oro è quotato in dollari, e qui lo si vede abbastanza bene, direi, non vi dimenticate che, essendo appunto l'oro quotato in dollari, allorquando abbiamo un dollaro che prende il sopravvento su tutto, l'oro non può che tecnicamente battere un po' in ritirata. Lo si vede molto bene da questo grafico, cioè banalmente quando il dollaro fa dei massimi l'oro fa dei minimi, storicamente viceversa, il dollaro fa dei minimi l'oro fa dei massimi, eccetera eccetera eccetera. Quindi la correlazione extra guerra oro dollaro è fondamentale. Nelle ultime ore, come dimostra questa grafica, il dollaro sta tirando fuori i muscoli, sta salendo molto forte, e questo va un attimino, se volete, a indebolire il trend ascendente del gold, che non può ignorare appunto la forza del dollaro. Ritengo che sarà il classico, teoricamente, mi hai fatto prima una domanda su Powell, io non escluderei oggi un buy on rumors sell on news, cioè il dollaro si sta apprezzando molto perché, come sempre, gli americani sono i primi ad aver spinto sulla fase drenaggio liquidità dal sistema, il cosiddetto tapering, ma probabilmente il dollaro nella sua ascesa fortissima da settembre in poi sta scontando questo effetto. Non sarei quindi sorpreso se dopo le dichiarazioni di Powell, ove fossero conservative e neutrali, il dollaro oggi potesse iniziare a perdere un po' di terreno, e questo indirettamente restituirebbe al gold la possibilità di rimbalzare. Quindi la conferenza di Powell di oggi, almeno per quanto mi riguarda, la ascolterò con straordinaria attenzione, perché ci sono dei movimenti correlati alla conferenza di grande qualità teoricamente. Mm-hmm. Allora, quindi per me sì, è sì. Tenere rifugio, scusami, sì? Manuela, no, prego, ti stavo chiedendo proprio questa specifica, prego, sì, prego. Per me è tornato ad essere bene rifugio, e in tutte le, presumo rare in futuro, fasi di decelerazione come quella di questi giorni, vanno trovati dei punti per comprarlo. Ok. Allora, interessante perché poi l'oro è uno degli, non a caso, guarda, mentre tu ne stavi parlando era già arrivato un messaggio proprio sul gold, quindi poi se volete possiamo tornarci, ma insomma mi sembra molto precisa l'analisi di Pietro, che peraltro ritroverete anche sul nostro canale YouTube, quindi tra un po' la potrete trovare.